questo è l'edificio sacro più importante di Lizzanello, la piccola Lecce. Un edificio sacro importante non solamente per le pregevoli opere d'arte che contiene, ma soprattutto conteneva prima all'interno, ma anche perché rappresenta uno dei pochi e rari casi di edificio religioso fortificato. Tant'è vero che è ancora possibile ai giorni nostri scorgere le petriere e le settiere che servivano per difendersi. Quindi questa era un'opera fortificata, perché anche se queste strumentazioni di protezione risalgono intorno al 1600, quasi sicuramente le fecero perché erano ancora devastanti e presenti gli echi del sacco di Otranto del 1480. E continuando a perdurare le incursioni turche e saracene, il popolo di Lizzanello cercava di difendersi in caso di attacco proprio in questa chiesa. La peculiarità di questa chiesa è che è intitolata al santo patrono di Lizzanello, San Lorenzo, e si chiama la chiesa di San Lorenzo Nuovo proprio per distinguerla dalla chiesa di San Lorenzo Vecchio, che sorgeva un tempo alla periferia del paese, in contrada Cigliano. Una contrada importante perché insieme a Scaranzano e a Formello sono i nuclei che danno vita poi al casale di Lizzanello. Come ci raccontava Cosimo De Giorgi. Come ci raccontava nei bozzetti di viaggio Cosimo De Giorgi, tant'è vero che dopo le distruzioni e l'incendio da parte delle incursioni turche, il popolo di questi tre casali, per un processo sinecistico, si unì e fondò Lizzanello, la piccola Lecce. Tornando a San Lorenzo Vecchio, purtroppo abbiamo perso un bene di inestimabile valore. Pensa, Giachi, che risaliva all'XI secolo e, secondo la descrizione di Cosimo De Giorgi, doveva essere affrescato al suo interno, lungo le pareti, con affreschi More Grecorum, che rappresentavano quasi sicuramente, per il De Giorgi che li vide, il percorso della vita, la parabola di San Lorenzo, diacono, anzi, a dire il vero, il primo dei sette diaconi di Roma, martirizzato intorno al 258. Si sa, Lori, che grazie a un epigrafe ritrovato si conosce più o meno la data della costruzione di questa chiesa, no? Sì, come vedi, Giachi, è un epigrafe che ancora oggi risplende in tutto il suo splendore ed è un epigrafe importante che ci racconta l'antecedente, prima ancora che fosse intitolata a San Lorenzo Martire. A chi era intitolata questa chiesa? Questa chiesa, come recita l'epigrafe, era intitolata a Santa Maria della Pietà. La chiesa si presenta a croce latina ed è quasi impossibile ricostruire le varie fasi e il nucleo originario per le successive superfetazioni che ci sono state nel corso dei secoli. È una chiesa particolare perché, come vi dicevo prima, racchiudeva come uno scrigno preziosi tesori, ossia le tele attribuite al sacerdote leccese Oronzo Tiso, purtroppo andate irrimediabilmente perse, a differenza della tela rappresentante il martirio di San Lorenzo, attribuita un tempo a Giuseppe de Ribera, detto lo Spagnoletto, ma da recenti studi attribuita a un pittore del 600 di scuola napoletana, Pacecco de Rosa. Questa tela fu trafugata insieme alle quattro tele di Oronzo Tiso dalla chiesa madre e per fortuna fu ritrovata dalla Guardia di Finanza. Tornata all'antico splendore dopo un certosino intervento di restauro, nel 2017 è stata riportata nella sua antica casa, la dimora che l'ha sempre accolta. Anche se in questo periodo non è più possibile ammirarla a causa dei problemi statici presentati dalla chiesa. Con l'auspicio che si riaprano finalmente queste porte al culto e soprattutto rifulga l'antico splendore di questo edificio sacro, al popolo di Lizzanello non rimane che essere devoto al diacono Lorenzo, eletto protettore che veglia sulla città. La memoria storica di questa chiesa è legata a personaggi illustri, ma uno in particolare,
Giorgio Antonio Paladini, che ha lasciato un segno indelebile qui a Lizzanello, un segno legato al suo palazzo residenziale, nato come castello e poi convertito in dimora storica, e poi anche perché le gesta di Giorgio Antonio Paladini, che dal 1617 al 1648, su investitura del viceré di Napoli, andò in lungo e in largo lungo le coste del litorale di Otranto per respingere gli attacchi che venivano dal mare. E molti ne scongiurò, se è vero che la cronaca ci racconta che al suo passaggio la gente si buttava ai piedi del suo cavallo per ringraziarlo per l'opera meritoria che fece per scongiurare tanti assalti che avrebbero potuto rivelarsi fatali in termini di schiavizzazione e in termini anche di distruzione delle case da parte degli abitanti del posto. Ebbene, Giorgio Antonio Paladini riposa ancora in questa chiesa, se non con il corpo andato disperso, almeno con il suo ricordo. Ricordo racchiuso nell'epigrafe che ricorda non solo le gesta eroiche di questo guerriero che con la sua famiglia proveniva dalla chiomata Francia, ma ricorda anche il suo matrimonio con Caterina Lubelli, morta prima rispetto a lui, e poi una data, quella del 23 giugno 1656, quella della sua morte. Una morte e una vita intimamente legata a Lizzanellum.